Gran Hotel 3, ultima puntata. Diego perde la vita. Dopo una pausa di quasi un anno tra una stagione e l'altra, fa il suo grande ritorno su Canale 5, la fiction spagnola Gran Hotel. Nel corso dell'ultima puntata, tutti i nodi vengono al pettine e nello specifico per uno degli antagonisti principali, Diego, tutto si conclude nel peggiore dei modi. Non mancano colpi di scena che riguardano anche altri protagonisti, con un bel lieto fine per Alicia e Julio. Ecco che cosa sta per succedere. Gran Hotel 3, ultima puntata. Diego ucciso dal colera. Dopo aver evitato il carcere per via del sequestro di suo marito, Alicia cerca di far firmare a Diego le richieste per l'annullamento del matrimonio. La giovane vuole a tutti i costi che le loro nozze finiscano in maniera ufficiale. Così in questo modo lei sarà libera di vivere il suo amore con Julio. Diego contrae il colera e non riesce nemmeno a riprendersi dai colpi di pistola che ha ricevuto in precedenza. L'uomo è in condizioni molto gravi ed avanza una proposta commovente ad Alicia, che è costretta a fare i conti con la sua coscienza e a valutare la possibilità di accettare. Javier, dal canto suo, riesce a liberarsi di Laura e può vivere finalmente una vita lontana dagli obblighi del matrimonio, come ha sempre sognato. È molto felice e vuole recuperare tutto il tempo che ha perduto. Belén incontra Bazzan e cerca in tutti i modi di impedirgli di rivelare a tutti il suo tentativo di assassinare Andrés. I due finiscono per avere uno scontro molto forte e, di conseguenza, l'incontro tra Belén e Bazzan potrebbe concludersi in maniera tragica ed inaspettata. Al Gran Hotel, non è stato Diego l'unico a contrarre il colera e la malattia si diffonde a macchia d'olio. Molti dipendenti si ammalano e tutti iniziano a temere che il contagio possa raggiungere anche gli ospiti dell'albergo. Se così fosse, la reputazione del Gran Hotel sarebbe finita per sempre. Diego, intanto, perde la vita a causa delle sue condizioni di salute. Gran Hotel 3, ultima puntata. Julio ed Alicia hanno un figlio. Angela è sempre più preoccupata per la situazione che si è venuta a creare. L'epidemia di colera rischia di sfuggire di mano e contagiare tutti, con un numero sempre maggiore di vittime. Sfruttando la nuova posizione che ha acquisito, Donna Angela inizia a fare pressioni su Teresa ed Alfredo perché prendano provvedimenti immediati. Lo scopo di Angela è che l'albergo venga chiuso temporaneamente, finché tutto non si sarà risolto. Donna Teresa e Alfredo non vogliono ascoltare i consigli della governante. Il loro atteggiamento sconsiderato, però, mette a rischio tutti e ben presto le conseguenze diventano evidenti. Javier, inaspettatamente, si rende conto che la sua vita è infelice senza Laura. La donna gli manca molto e si sente solo, così quando si presenta al Gran Hotel per fargli firmare le carte per l'annullamento, Alarcón si oppone in tutti i modi e cerca di farle cambiare idea. Laura però è furiosa e sembra non avere intenzione di fare passi indietro. Alicia è ormai vedova, tutti i loro principali problemi si sono risolti e così lei e Julio possono finalmente avere la vita che è stata sempre negata. Attraverso un salto temporale si scopre che i due si sono sposati, realizzando alla fine il loro grande sogno. Inoltre, si viene a sapere che Alicia è rimasta incinta e che quindi i due avranno un bambino. Per la coppia arriva quindi il lieto fine, mentre per il Gran Hotel continuano le difficoltà dopo la fine dell'epidemia. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate che Diego perdesse la vita sul finale e vi piace questo lieto fine per Alicia e Julio? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.